Vuoi diventare assaggiatore di vino? Ecco il nuovo corso ONAV. Telefona al 335-232178. Iscrizioni entro il 2 ottobre. È stata trovata senza vita in un dirupo anche la madre del bambino di 8 anni deceduto in Alta Valbrembana, Cusio. La 41enne di Ponteranica è stata ritrovata non lontana dal piccolo. Grave incidente nel pomeriggio lungo la provinciale 27 tra Calvagese e Prevalle nel Bresciano. Un 68enne ha perso il controllo dell'auto e il guardrail laterale ha tagliato in due il mezzo. L'uomo è alla poliambulanza di Brescia in gravi condizioni. Nasconde la droga nel capannone della ditta per la quale lavora, ma il titolare la scopre e scatta la segnalazione ai carabinieri. Accaduto a Soncino, i militari sono riusciti a risalire al colpevole, un 31enne del paese, dovrà rispondere di detenzione di droga, 8 grammi e mezzo di eroina, al tribunale di Cremona. Rubano cioccolato e gelato per 20 euro, ma vengono scoperti e denunciati. È quanto accaduto in un discount a Crema. Lui 23 anni, lei 31, dovranno rispondere di furto alla procura di Cremona. La Guardia di Finanza di Voghera ha posto sotto sequestro un'area di 500 metri quadrati in comune di Broni. Si tratta di un'officina meccanica all'interno della quale sono stati trovati parti di macchine ed altri rifiuti. L'accusa per il titolare dell'officina, per il proprietario dell'area, è di smaltimento illecito dei rifiuti.